Ciao a tutti e benvenuti su Sempre la Vicky. Questo è il video su come organizzare ed archiviare i disegni dei bambini. Allora, è un video che avevo in mente di fare già da tantissimo tempo, anche perché se siete mamme come me e avete due bambini, sicuramente una delle esigenze che avrete anche voi è come archiviare i disegni. Questo è un video che ho in mente di fare ormai da diverso tempo perché i miei bambini sono arrivati in un'età in cui sono tra il prescolare e lo scolare e in questa fascia d'età quasi sempre i bambini iniziano a scoprire le lettere, i colori, iniziano a disegnare un po' meglio, ad avere più concentrazione e anche più voglia di sedersi davanti a un tavolino e a usare colori e quant'altro. Quindi, se siete mamme come me, sicuramente siete passate o state passando in una fase in cui producono disegni a raffica, cioè ci sono delle serate in cui ne fanno anche una decina o più. Ed è quindi molto importante, insieme a loro costruire un modo non solo per condividerli insieme, ma anche per conservarli senza sminuire il bambino, magari su quei disegni che sono un po' meno belli o che sono un po' meno importanti, perché sono sempre comunque per loro dei regali che vi fanno. Sono veramente tantissimi modi diversi e tutto va un po' in base anche a come è fatta la vostra casa, alle preferenze che avete voi come genitori, se siete più tecnologici, se siete più invece portati verso magari la carta vera e propria, il formato dei disegni che i vostri bambini creano, lo spazio che hanno nella camera magari per appenderli e creare una bacheca. Se usate il frigorifero o meno, quindi veramente ci sono tantissime opzioni. E mentre vi parlo in questo video, magari vi metto anche qualche foto di ispirazione che trovate in giro su internet, sulle bacheche di Pinterest, eccetera, eccetera. In questo specifico, però, vi faccio vedere come organizziamo i disegni nella nostra casa e con i nostri bimbi. Quindi è un sistema che funziona bene per noi, per le nostre abitudini, per l'educazione che abbiamo con i nostri bimbi. Il principio di base che noi cerchiamo di utilizzare sempre come genitori nell'educazione dei nostri bimbi poi è quello non solo di fare le cose, anzi proprio no, di fare le cose noi al loro posto, ma di provare a insegnare anche loro un metodo diverso, un po' per essere più autonomi e un po' anche per essere più critici, selettivi, per sfidarsi sempre di più. Quindi qualcosa che li renda anche un po' più grandi, passettino per passettino, man mano che vivono e che imparano e che hanno le loro esperienze. Quindi anche questo metodo funziona in quest'ottica. Allora, la prima cosa che noi abbiamo per ogni bimbo è una piccola bacheca display nella loro cameretta. Loro hanno uno spazio, ognuno dei miei bimbi ha il suo, vicino a dove o studia o dove dorme, nel caso di Kian che è più piccolino, dove possono in tutta libertà attaccare i loro disegni. È molto importante per i bambini perché il fatto anche solo di appiccicare il disegno, di affiggerlo in qualche modo alla parete, di poterlo guardare e metterlo in mostra davanti a tutti è motivo di orgoglio, soprattutto se hanno dedicato al disegno tantissimo tempo. Quindi hanno entrambi uno spazio dove noi non giudichiamo in nessun modo quale disegno deve finire in quel posto, è una scelta totalmente personale del bambino ed è un disegno che lui fa per se stesso, per il proprio spazio, quindi personalizza in questo modo anche la camera. Quello che vi faccio vedere è la parte di Nabiki, le immagini scorrono mentre vi parlo. Lei sopra la sua scrivania ha due bacheche, ha uno spazio in realtà molto grande, fatto da due bacheche di metallo più tutta la parte, diciamo, laterale anche della scrivania, dove lei può attaccare tranquillamente i propri disegni utilizzando delle calamite, quindi senza rovinare il muro, oppure utilizza il patafix, che è quel materiale un po' gommoso per appiccicare, diciamo, sulla parete senza dover forare, mettere scotch che può far saltare via la vernice, eccetera. E in questo modo lei attacca alla parete dei disegni che considera belli o che in quel periodo le piacciono particolarmente, le servono, deve finire, sta ancora studiando, meditando, eccetera. Potete utilizzare all'IKEA, vendono ad esempio dei fili di metallo, se non sbaglio, che sono anche dei portafoto con cui appendere magari a una parete tutti i disegni e fare in modo che siano però confinati solo in quello spazio. Perché per me è importante? Per me è importante per non rischiare che il bambino si senta libero però di appiccicare cose dappertutto, nel senso che è molto importante che capisca anche che non tutta la casa è un ambiente di gioco, non tutta la casa è a loro disposizione, così come non è per gli adulti, per i grandi, anche loro hanno uno spazio. In quello spazio ovviamente possono fare quello che vogliono, ma nel rispetto di tutti quanti. In secondo caso, se invece siete dei genitori un po' più tecnologici, magari o avete poco spazio in casa, oppure veramente i disegni che vengono prodotti sono in quantità talmente elevate che non riuscite in qualche modo a fare una selezione, cosa che dovete fare insieme al bambino, anzi dovrebbe essere il bambino che sceglie qual è il disegno più bello, quello più importante. Esistono delle applicazioni, questo è un esempio, è una delle migliori, costa 4 euro però quindi a pagamento, ma ne esistono anche delle opzioni invece gratuite. Questa si chiama Artkive, è una
un'applicazione che consente di archiviare i disegni dei bambini facendo semplicemente una fotografia. Come funziona? Voi ovviamente adagiate il disegno sul tavolo, lo fotografate. Potete anche archiviarlo a seconda del nome del bambino, quindi se avete più di un bimbo, archiviare tutti i disegni di Kien, tutti i disegni di Nabiki e poi farne una raccolta che guardate in qualsiasi momento insieme al bimbo in digitale. Ovvio che non è la stessa cosa che sulla carta, però una delle opzioni che quasi tutti questi programmi hanno è quella di raccogliere poi alla fine il disegno, quando ne avete abbastanza, i disegni e poter creare un libro stampato. Un libro stampato che in quel caso ritorna ad essere in formato cartaceo ma molto più ordinato, quindi questo è un esempio. Noi lo facciamo spesso con le fotografie, questo ad esempio è un libro che io ho fatto con alcune foto della nostra vacanza in Messico quando i bambini non c'erano ancora, anzi vi faccio vedere questa, farvi vedere le fotografie, questa sono io in Messico. E niente, la cosa bella è appunto che avete un libro che i bambini possono tranquillamente sfogliare, ma che è ordinato, rilegato, non hanno dei costi assolutamente eccessivi e i servizi di stampa ce ne sono veramente tantissimi ormai, quindi ne trovate veramente, non ve ne indico nessuno in particolare a meno che non me lo chiediate, perché ne esistono veramente tantissimi, ma in questo modo potete farlo appunto anche con le fotografie. Avete, questo è sempre mio marito, che sarà felicissimo, anzi no, di comparire in questo video. Potete crearlo sia con i disegni che con le fotografie, averli tutti rilegati, belli in ordine, da archiviare poi magari nella libreria dei bambini. Quindi questa è un'altra delle cose che potete fare. Quindi quando i bambini hanno appiccicato il disegno al muro e ne producono poi degli altri, devono loro stessi scegliere qual è il disegno che va tolto per far spazio a quello nuovo, se quello nuovo è più bello e vogliono ovviamente attaccarlo alla parete. E quello invece che rimuovono vecchio devono decidere se lo vogliono conservare o se lo vogliono buttare. Qualora volessero conservare il disegno, avete due possibilità. La prima, quella più semplice e anche più facile da trovare, è quella di inserire i disegni in un raccoglitore ad anello con le plastichine. È un metodo, per carità, lo usano in tantissime scuole materne, eccetera. Io non lo amo particolarmente per due ragioni. Uno, perché dovete comprare dell'altro materiale, le plastichine, i bambini rischiano di farsi male con gli anelli, quando li aprono e li chiudono, le plastiche nel tempo si rompono, eccetera, e rimangono sempre, a mio avviso, poco ordinati. Il secondo metodo, che è quello che vi consiglio e che personalmente prediligo e che noi utilizziamo, è quello di prendere un raccoglitore a soffietto. Io ho trovato questi, in questo caso li ho comprati in un negozio di cui vi ho già parlato in passato, che si chiama La Cameretta di Pippi. È un negozio italiano che consegna in tutta Italia e che ha delle cose meravigliose per i bambini in generale, per la cameretta. È bellissimo perché ovviamente è in tema ed è anche molto spazioso, è molto facile tra l'altro da utilizzare e da aprire per i bambini, perché ha semplicemente questo elastico che si appoggia in questo modo per tenerlo chiuso e rimuovendolo si apre. Come vi dicevo, è un contenitore a soffietto fatto in questo modo, diviso con tante cartellette. All'interno ovviamente poi ha il vantaggio, anche a differenza del quadernone o delle plastichine, che potete mettere sia fogli molto piccoli che fogli fino a un formato A4, che generalmente sono quelli che i bambini poi utilizzano quando vogliono fare dei disegni un po' più grandi, e potete utilizzarne uno per ogni bimbo oppure uno in comune per più bimbi. Ha davanti un cartoncino plastificato su cui potete scrivere tranquillamente il nome del bambino, ad esempio, per non confonderlo, e anche i tab hanno una parte, ovviamente come tutti i raccoglitori per i file, dove con l'etichettatrice potete, io non l'ho ancora fatto ma lo faremo nei prossimi giorni, dove potete etichettare anche e categorizzare i disegni. Possono essere ad esempio quelli a seconda della classe, prima elementare, seconda elementare, terza elementare, delle fasce d'età del bambino. Possono essere magari disegni con gli argomenti, i disegni dedicati alla natura, quelli dedicati alla mamma, quelli dedicati al papà. Quindi potete in questo modo dividerli in modo che il bambino poi li possa ritrovare più facilmente, guardarli insieme a voi più facilmente, eccetera, eccetera. Una volta che ovviamente avete posizionato i disegni, questo si infila tranquillamente nella libreria o in un angolo della cameretta o sopra la libreria che magari avete a disposizione, o potete archiviarlo in qualsiasi armadio. Ha una maniglia, tra l'altro comodissima, quindi potete trasportarlo in giro per la casa molto facilmente senza che i disegni cadano, si rompano, vi facciate male. Quindi è una delle alternative più sicure che io sono riuscita a trovare, che mi piace tantissimo come sistema, perché i bambini
possono gestirla in autonomia, quindi attaccano con le calamite senza farsi male, quando vogliono tolgono, sanno dove trovano la propria cartelletta, possono aprirla e riporre via i disegni tranquillamente da soli, quindi è un sistema che gli permette anche di gestire le cose senza doverci necessariamente coinvolgere ogni volta, che come vi dicevo è anche un altro dei nostri scopi. Spero che questo video in qualche modo vi sia stato utile, so che magari per chi non ha bambini eccetera può essere un po' meno interessante, ma so che moltissime di voi che mi seguono invece hanno dei bimbi. Avete delle domande, dei commenti o altro, lasciatemele pure qui sotto e cercherò di rispondere a tutte quante voi. Vi lascio di nuovo anche qui nel box informazioni i materiali di cui vi ho parlato, e se mi viene in mente tutto quello che ho detto nel video, insomma, provate a guardare nel box informazioni in modo che possiate trovarlo già qui se so che c'è qualcosa su internet utile a questo scopo. Vi mando un bacione gigante, ci vediamo fra qualche giorno con un altro video. So che sto pubblicando un po' di meno, ma sono veramente presissima in questo periodo, sono anche stanca, avevo un po' voglia di dedicarmi alla mia famiglia, ai miei bimbi, avevo veramente voglia di rilassarmi e la sera, diciamo, godermi un po' la televisione, che è una cosa che di solito non faccio mai in casa con la mia famiglia, quindi spero che mi perdonerete, sono certa di sì. Vi mando un bacione gigante e ci vediamo al prossimo se vi va, ciao!